Bitonto celebra la decima giornata della memoria e dell'accoglienza, istituita dopo il tragico naufragio del 3 ottobre 2013 al largo di Lampedusa, in cui persero la vita in mare 368 persone. In questi 10 anni, più di 1.100 bambini e adolescenti sono morti nel Mediterraneo. Per ricordarli in maniera simbolica, la cooperativa Auxilium, che da anni si occupa del sistema di accoglienza e integrazione, in collaborazione con il Circolo Cittadino di Legambiente e l'Assessorato ai Servizi Sociali, ha piantato un albero nel parco tarantino di Via Togliatti. Ad accompagnare la piantumazione un biglietto: affonderò le radici nel terreno e porterò la mia chioma verso il cielo in memoria delle vittime dell'immigrazione. Quello che vogliamo fare oggi piantando quest'albero simbolico è ricordare tutte le vittime che nel corso di questi anni continuano a perdere la vita in mare. Si tratta di donne, bambini, uomini. Quello che fa Auxilium tutti i giorni qui a Bitonto è dare priorità all'accoglienza, alla buona accoglienza, cercando di promuovere un inserimento sociale, un reinserimento scolastico dei bambini che accogliamo per costruire una integrazione piena, sociale, culturale, per contrastare le discriminazioni. Un impegno assunto anche dall'assessorato, che è al fianco delle associazioni operanti sul territorio. Abbiamo abbracciato la proposta di iniziativa dell'ente gestore del nostro servizio SAI, servizio di accoglienza di secondo livello comunale, perché ricorda un evento drammatico dove sono morte centinaia di persone, perché Bitonto esprime, oltre alla solidarietà, anche la completa non indifferenza nei confronti del dolore degli altri. Quindi per noi questo è un gesto simbolico e di vicinanza concreta.